come ho fatto a ottenere questo set di 128 cacciaviti in metallo e questo bidet a spruzzo? Come ho fatto a ottenere 128 cacciaviti per solamente 1 euro e questo bidet a spruzzo per meno di 18 euro? È quello che vi spiego in questo video, per cui seguitelo fino alla fine. Se volete un bidet a spruzzo stile giapponese, con i getti, e un set di 128 cacciaviti veramente di precisione. Signore e signori, oggi abbiamo una cosa particolare. Abbiamo un video sponsorizzato. Perché? Perché sì, perché sì, perché ho accettato questa cosa e abbiamo due pacchi da aprire, due pacchi di plasticazzi e questi pacchi provengono da Temu, ebbene sì, Temu, i famosi cinesi di Temu. E io non temo di fare recensioni di questo tipo. Vediamo cosa succede se io vado nell'offerta di cui parlo in questo video. Troverete i due prodotti, ma anche altri, scontati. E il set di cacciaviti di cui vi parlavo, eccolo qua, 1 euro. Lo trovate a 1 euro. Quindi direi approfittate perché 1 euro per 128 cacciavitini, devo dire di buona qualità, e io ci farei un pensierino. Per 1 euro lo aggiungete ad altre cose che magari potete prendere. E poi il famoso lavachiappe, invece di quasi 60 euro, sono 17,75 e io vi consiglio anche di provare questo meraviglioso oggetto di cui purtroppo non vi farò vedere l'utilizzo per ovvi motivi. Per finire abbiamo questo coupon da 100 euro, basta seguire le istruzioni qua, scannerizzare qui. Approfittate! C'è qualcuno che teme, Temu, ma io penso sempre che le cose vanno usate per quello che sono. Se stiamo parlando di oggetti economici, vanno usate come oggetti economici. Di sicuro le cose di Temu sono molto economiche e quindi adesso andremo a vedere di cosa si tratta, cosa ho preso e apriamo un po' questi pacchetti. Io ovviamente ho preso cose utili, cose a me utili e procediamo ad aprire il primo, che è questo. E attenzione, il pacco è semplicemente massacrato ed è una specie di bidet, ma il pacco è arrivato massacrato. E io temo che questo coso sarà distrutto dentro, perché veramente sembra che l'abbiano preso a calci. Poi cosa ho preso? Ho preso un pappetino, che vedremo. E poi ho preso un cartello adesivo magnetico, più o meno, che vorrei mettere in cucina, che riguarda appunto Fallout, perché io sono un appassionato del gioco Fallout 76, lo vedremo. E poi abbiamo una bustina che apriremo e un set di cacciaviti che apriremo, anche questo si muove un po', e la plastica la possiamo buttare, questa si butta nell'umido. Apriamo il secondo pacchetto che contiene ammenicoli. Qui abbiamo un faretto LED che mi serve per il terrazzo e che vedremo. E poi abbiamo una scatola semiaperta e presa a calci con dei pezzi sparsi all'interno, che sono delle cose che vedremo se sono arrivate sane. Io ho il sospetto che qualcuna di queste sia arrivata spaccata. Perché? Perché i corrieri in Italia sono dei. Vediamo cosa c'è in questa bustina. Qui c'è qualcosa di molto semplice. E sono? Ah, sono un bel niente. Questa è una pinza che mi serviva per tagliare componenti elettronici dopo le saldature. Con i beccucci, come vedete, molto sottili. E questa mi pare che sia. Ok, la proveremo. Poi abbiamo questo. Questo lo vediamo dopo. Vediamo questo tappetino. Ho pensato di mettere un tappetino
Non so ancora se per la doccia o per l'ingresso, ma questo tappetino è a tema Fallout. È una specie di velluto morbido. Bene, questo lo mettiamo qua. Ci mettiamo le cose. In tema Fallout c'è anche questo, che è una specie di quadretto da appendere. È in metallo, è carino. Questo sta bene in cucina. Ecco, la mia idea è di metterlo qui in cucina e secondo me fa la sua bella figura. Io sono un appassionato di tutto ciò che riguarda Fallout. È carino, è fatto bene in metallo, mi piace molto la grafica, che ovviamente è finta, questa non è vera ruggine, ma è bello il fatto che è metallico. Forse vuol dire che posso anche appenderlo, infatti potrei mettere una vite da qualche parte e con un magnete glielo attacco. Ottimo, questo mi piace veramente tanto. Questo mi piace veramente tanto. Ce ne sono tanti su Temu, a Temu Fallout. Ma vediamo il resto. Lampada solare. Io non ho più la luce sul terrazzo e quindi mi sono detto prendo una lampada LED. Qua ci sono degli attacchi. Qua c'è il pannello solare, qui c'è la lampada con dei leddoni giganteschi e la lampada ha i tasselli, le istruzioni del microscopico bubble, come cavolo si chiama, bubble wrap. Questa si attacca qui e questa si mette così e questa dovrebbe avere una fotocellula, una batteria che si carica, e questo lo proveremo a sua volta, lo proveremo di sera, bel tempo si spera, lo porterò su e lo proverò. La costruzione, logicamente, non pensate di avere chissà che cosa, è plastica, è molto leggero, è cheap, è realizzato pensando all'economia. Io questo lo metterò comunque in un posto all'ombra e questo lo sbatterò sul tetto così. E come va, insomma, per il costo che ha avuto, questo coso è estremamente economico, va benissimo così. Ho fatto due buchi inverecondi e adesso, utilizzando i tasselli in dotazione, io li metterò così. Perfetto, sono entrati. Sto facendo tutto con una mano. Ho messo le viti, ho fatto i buchi veramente a occhio. Ecco, sto avvitando un po' a mano. Infatti probabilmente il gancio è storto, ma a me che cazzo me ne frega, io ho qualità costante nel tempo. Ok, e ora possiamo appendere la lampada. In effetti potrei anche mettere l'altro e così facciamo le cose per bene. Sì, penso che metterò anche l'altro. Ed ecco l'installazione fatta. Questa sera proveremo. È sera sul mio terrazzo ed è il momento di provare il faro. Il faro ha un sensore di movimento, per cui in teoria nel momento in cui io esco dovrebbe accendersi la luce. Vediamo subito. Adesso io apro e voilà, e abbiamo la luce. Funziona veramente bene, fa una gran luce ed è luce solare gratis. Ora vediamo quanto ci mette a spegnersi. Ecco, si è spento dopo 15 secondi. Non lo so, contate voi quanti secondi sono, ma si è spento automaticamente. Questa è una cosa ottima. Non solo funziona da deterrente contro eventuali intrusi su questo terrazzo, ma nel momento in cui decideremo di fare, che ne so, una grigliata con amici, e noi saremo qui a cazzeggiare, questo faro si accenderà automaticamente. Ora provo ad affacciarmi. Eccolo lì, eccolo. Ora esco e si accende. Fantastico.
La luce è ottima. Devo dire, luce è ottima. Passiamo adesso ai cacciaviti. Io ho sempre bisogno di cacciaviti. E ho preso questi 128 inserti di cacciaviti. E guardate, la scatola è vuota. C'è questo inserto fatto di una specie di plastica gommata. Ah, ma questo si apre così. Vedete, non ha resistito ai calci, ai maltrattamenti di quei maledetti dei corrieri, che questi pacchi li scaraventano con rabbia a destra e a sinistra, e non c'è niente da fare. Questo è veramente carino, c'ha le chiavine piccoline, c'è un sacco di roba ed è tutto in solido metallo, per cui anche la maniglia qua, il manipolo, che non riesco a tirare fuori con una mano, anche questo è in metallo. Questo è in metallo proprio, vedete, è proprio metallo. Quindi mi piace, devo dire che mi piace, ci sono le pinzette e poi si chiude, e poi si chiude così. E voilà, e uno ha con sé tutti gli attrezzi dell'universo. Molto bene, molto bene. Adesso veniamo al pezzo forte, il macchinario per il lavaggio delle chiappe. E speriamo sia sano. A me dispiace tanto, ma questo purtroppo non potrò farvi vedere come funziona, perché non si può. E quindi adesso io provo ad aprire e sperare che sia sano, ma mi sembra che ci sia tutto. Allora, abbiamo un tubo, abbiamo i cosiddetti fittings, mamma mia, e poi abbiamo l'oggetto in questione che si mette, immagino, sotto la tavoletta, ed è sano, devo dire che è sano. E qua ci sono gli ugelli, acqua calda e acqua fredda, regolazione per la seduta del cesso, vedete, questo si mette al di sotto della, capito? E poi ci sono queste valvole che si aprono e si chiudono, molto smooth, devo dire. Acqua calda e acqua fredda. Ah, guardate, questi escono fuori con una molla e sono a pressione. Ci sono degli ugellini che poi con la pressione dell'acqua escono e fanno quello che devono fare. Interessante. In questo bagno purtroppo il bidet non ci stava e quindi ho optato, questo è un bagnetto di servizio così, ho optato per quello e ho detto, ma proviamo come va, vediamo cosa succede. Se lo usano in Giappone, perché non dobbiamo usarlo anche noi qui? Ci sono tutti i pezzi, chissà se saremo capaci di montarlo, magari il montaggio lo vedremo in un prossimo video, ma complessivamente è solido ed è ben fatto, soprattutto ha resistito al massacro dei corrieri, addirittura qua è stato dato un pestone e poi riparato col nastro, chissà perché. Che dire, qua adesso noi troviamo direttamente il set di cacciaviti, dice di premere e aprire, veramente ottimo. Poi io non ho unghie perché me le taglio, vedete, io ho cura delle mani, più che altro perché mi si spaccano sempre. Quindi adesso noi smonteremo questo hard disk dalla sua slitta. Servono vitine a croce che troviamo qua. Ah, è magnetico, guardate, quindi non si perdono. Dopodiché io vado qua e perfetto, anche il cacciavite è magnetico, ottimo. Vedete, se non fa presa c'è la parte zigrinata che permette di fare forza. Quindi io li smollo e poi questa parte ruota facilmente. Bello, molto bello. Ho finito, ripongo questo, chiudo questo e lui sta chiuso. Fantastico. Questo fa già bella mostra di sé nella zona doccia e quindi è semplicemente perfetto.
Non ci camminerò sopra con le scarpe, lo lascerò lì e va benissimo così. Avevo un altro tappetino molto più scadente che metterò invece all'ingresso, perché all'ingresso ci può stare questo qui decisamente, perché quando piove perlomeno uno si asciuga. Ma quello mi sembra un peccato camminarci sopra con le scarpe sporche di merda, quindi lo lascerò lì, a uso doccia. Questo mi piace veramente tanto. Per tornare al nostro bidet assolutamente non elettrico, evidentemente per fare uscire gli ugelli sfrutta la pressione dell'acqua, con queste molle, per tornare a noi qui dobbiamo vedere un attimo. Manuale di istruzioni, c'è tutto spiegato, come fare passo passo, come collegare le cose, come risolvere i vari problemi. Bene, speriamo di riuscire. Qui abbiamo un altro tubo. E poi abbiamo accessori adesivi di vario tipo, piedini, qui abbiamo quattro guarnizioni di gomma. Ah, ecco, qua ci sono come si dicono, gli adattatori, mezzo pollice, Katzenplastik Fecal. Quindi il Katzenplastik Fecal si mette qua e il resto sono tubazioni normali. Ah, c'è quello piccolo e c'è quello grande, nel caso che tu abbia i tubi differenti. Molto bene, c'è tutto praticamente. Ok, il montaggio di questa cosa sarà oggetto di un video apposito, perché prevede una quantità di bestemmie infinita. Proprio infinita. Temperatura, pressione dell'acqua e quale nozzle usare, quale spruzzo usare di questi due. Questo si mette così perché tu ti siedi, hai la console di comando, tipo Enterprise, per detergere le chiappe, diciamo così. È un oggetto tecnologico per la detersione delle chiappazze. Questo è in offerta a 1 euro con un codice di sconto che comparirà qui sullo schermo che troverete in descrizione. E questo è in offerta a soli 17 euro. Quindi affrettatevi se vi interessa uno di questi due. 1 euro per questo set di cacciaviti è veramente notevole, devo dire. 1 euro per questo oggetto e 17, qualcosa per questo. Troverete i link in descrizione. E vediamo se riesco anche a sovraimprimerli qui nella parte video. E adesso due parole su Temu, su come funziona. Intanto ci sono dei vantaggi innegabili. Uno di questi è la spedizione gratuita. Un'altra cosa è la restituzione gratuita entro 90 giorni, cioè se il prodotto non vi soddisfa al 100% potete restituirlo gratuitamente entro 90 giorni. Un'altra cosa che ho trovato interessante è questa, è l'aggiustamento del prezzo entro 30 giorni, cioè se voi comprate un oggetto e dopo una settimana questo oggetto viene scontato, la differenza vi viene accreditata. Poi che cosa dire, la spedizione è garantita, ci sono dei crediti che vengono restituiti in caso di ritardi, c'è un servizio clienti e c'è anche una cosa interessante, c'è un programma di piantamento di alberi, loro collaborano con questa organizzazione internazionale per cui loro piantano alberi. Qui spiega come fa Temu ad avere prezzi così bassi. Dice che si connette direttamente con i produttori e quindi a prezzi più efficienti. Praticamente evita i passaggi intermedi ed ecco perché molti di questi prodotti non hanno nessuna marca, perché vengono direttamente dal produttore. Cos'altro aggiungere? I prezzi sono molto bassi, le cose sono economiche, ma vanno ovviamente trattate come cose economiche e quindi possono durare, possono essere utilizzate senza problemi. Ma parliamo dell'app, perché l'app è la cosa interessante, è molto comoda, c'è veramente di tutto e io vi consiglio di scaricarla perché, non lo so, è comoda, potete cercare qualunque cosa, io cerco Fallout e vediamo cosa spunta, e spuntano dei gadget di Fallout molto carini. Volevo prendere questo, per esempio. È semplice, aggiungi al carrello, si fa così e poi vai al carrello, si fa il checkout. Se avete un codice per uno sconto, lo potete inserire. Quindi ogni tanto ci sono delle offerte che vengono fuori. Per
per cui specialmente i nuovi iscritti ottengono un po' di offerte che possono essere utilizzate. Proviamo questo. Aggiungi al carrello. Ok. Vediamo se io metto questo che non so cos'è, una sega manuale. Sega manuale. Metto un aggiungi al carrello e vado al carrello. E a questo punto ho tutti i miei pezzi elencati qua. Spedizione gratuita. Idonea a usufruire di 4 euro di sconto su tutti gli articoli. È una cosa a tempo. Come vedete è facile, è in italiano, è molto chiaro. La spedizione è gratuita. Qui abbiamo una caterva di metodi per i pagamenti, sono tutti sicuri. Specialmente vedo PayPal, PostePay, Visa, i vari circuiti delle carte di credito, Apple Pay, Google Pay, ScalaPay che non so cos'è, qua c'è altra roba che non conosco. Tutto qua, io vi consiglio sinceramente di scaricare l'app, perché è ottima. Devo dire è ottima, è veloce. Potete cercare cose, tipo cose. Io voglio delle cose. Ecco, e mi spuntano, come vedete, delle cose. E c'è veramente di tutto, dai giocattoli ai vestiti agli attrezzi. Vediamo un po'. Attrezzi. Ed ecco, questi sono gli attrezzi che io vi ho fatto vedere in questo video. Lui, eccolo qua. Vediamo cosa succede se io vado nell'offerta di cui parlo in questo video. Troverete i due prodotti, ma anche altri, scontati. E il set di cacciaviti di cui vi parlavo, eccolo qua, 1 euro. Lo trovate a 1 euro. Quindi direi approfittate perché 1 euro per 128 cacciavitini, devo dire di buona qualità, e io ci farei un pensierino per 1 euro. Lo aggiungete ad altre cose che magari potete prendere. E poi il famoso lavachiappe, invece di quasi 60 euro, sono 17,75 e io vi consiglio anche di provare questo meraviglioso oggetto di cui purtroppo non vi farò vedere l'utilizzo per ovvi motivi. Per finire abbiamo questo coupon da 100 euro, basta seguire le istruzioni qua, scannerizzare qui. Approfittate! Cosa aggiungere infine? In tutto questo abbiamo un tappetino carino, vellutato, morbido, con un antiscivolo di sotto, che sarà ottimo per questa doccia. Una targhetta metallica molto carina, stile Fallout di metallo. Io ho attaccato un magnetino qui e quindi ecco fatto. L'ho già installata. Con un magnete è molto semplice. Non ho voluto fare buchi sulla parete, per cui lo installo così. Poi abbiamo un apparecchio per la detersione delle terga, per così dire, un bidet stile giapponese. Con regolazione di acqua calda, fredda, potenza e tipo di spruzzo. Qui c'è il tipo di spruzzo, qui c'è credo l'accensione e la pressione dell'acqua, e qui c'è l'acqua calda o acqua fredda. E qua ci sono i due spruzzi per diversi tipi di detersione, ci sono tutti gli accessori, e questo sarà oggetto di un futuro video dedicato appositamente all'installazione. E non all'utilizzo, perché non ve lo posso fare vedere l'utilizzo, ma l'installazione e la verifica del funzionamento di questo oggetto. Ma per finire, questo è scontato, quindi trovate lo sconto in descrizione, ma ne abbiamo già parlato, meno di 18 euro. E poi, per finire, quello che secondo me è il pezzo interessante, il pezzo forte, che è questo set di 128 bit cacciaviti, chiamatelo come volete, tutti in metallo, solidi, molto precisi, molto sottili. Alcune punte sono incredibilmente sottili, ma fatti molto bene, che trovate in descrizione con il codice a 1 euro. Bene, io vi ringrazio. Scaricate l'app, installatela, trovate questi prodotti, utilizzate i codici in descrizione, le offerte. Ce ne sono in continuazione le offerte. Quindi, specialmente per i nuovi iscritti, ci sono delle belle offerte. Grazie per aver visto questo video. E arrivederci.